Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa serata a tutti voi, miei cari figliuoli. Riprendiamo il nostro avvincente ciclo di catechesi sull'Apocalisse. Questa sera, come anticipato, il titolo è La mietitura e la vendemmia, la falce e il Kyrios regale. Ovviamente non occorre ribadirlo, i titoli sono da me rinvenuti a riguardo delle pericopi che le sezioni del libro di Apocalisse che di volta in volta stiamo esaminando. E la pericope riguarda il testo di Apocalisse capitolo 14, versetti 13-20. Questa sera devo darvi prima però un'anticipazione importante. Finalmente mi è arrivato questo testo qui che vorrei che tutti quelli del piccolo resto avessero. Si tratta della Sacra Bibbia, purtroppo è scritta piccola, ma pazienza, il gioco vale la candela, introdotta e annotata da Giuseppe Ricciotti, che vorrei che tutti aveste per togliere di mezzo tutte le edizioni della Sacra Scrittura edite dopo il Concilio Vaticano II e soprattutto quelle della CEI degli anni 70, che sono piuttosto ideologizzate. Questo testo qui lo raccomando a tutti, a me è arrivato attraverso Amazon e quindi vi raccomando di averlo, di richiederlo e di tenerlo con voi. Noi ci riferiremo sempre e soltanto a questo testo qui perché è quello che mette al sicuro dalle interpretazioni. Se per esempio voi prendete la Bibbia di Gerusalemme, ormai da un paio d'anni c'è Non ci abbandonare nella tentazione, oppure Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama, non di buona volontà. Invece questo testo curato da Giuseppe Ricciotti è veramente, a mio avviso, prezioso e raccomando a tutti di averlo in casa. Procuratevelo per tempo, prima che sparisca dalla circolazione, ed è veramente un testo assolutamente affidabile, visto che più volte mi avete chiesto, finalmente mi sono deciso a dirvelo, quale testo biblico adoperare. Eccolo qui, edito dalla casa editrice FDF, eccolo qui, FDF, la Sacra Bibbia. È scritto un po' piccolo, però il gioco vale la candela. Allora leggiamo adesso, andiamo al nostro testo, il capitolo 14, versetti, come vi dicevo, 14-20. Leggiamolo proprio dal testo di Ricciotti e poi lo commenteremo. Vi ricordo che il capitolo 14, prima di leggerlo, fa da risposta al capitolo 13, che è quello della trilogia demoniaca o della cosiddetta trinità diabolica, e cioè il dragone infernale, la bestia che viene dal mare, cioè l'anticristo, come abbiamo visto, e la bestia che viene dalla terra, che è il falso profeta. E poi invece il capitolo 14 presenta i 144.000, l'agnello che sta ritto sul monte Sion e la condanna degli empi. Adesso leggiamo invece il brano che ci riguarda più da vicino, e così approfondiamo questo assolutamente straordinario testo di Apocalisse che per me, come vi ho detto tante volte, resta veramente il libro più bello. Leggiamo il brano, ripeto, siamo al capitolo 14, è l'ultima sezione del capitolo 14, versetti 14-20. Leggiamo con attenzione dalla Bibbia del Ricciotti. E vidi una visione, ed ecco una nuvola bianca, e seduto sulla nuvola uno simile a figlio d'uomo, che aveva sul suo capo una corona d'oro e nella sua mano una falce affilata. E un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che sedeva sulla nuvola: «Mena la tua falce e mieti, perché è venuta l'ora di mietere, perché il raccolto della terra è già secco». E colui che sedeva sulla nuvola menò la sua falce sulla terra e fu mietuta la terra. Come potete capire, il linguaggio, casomai ce ne fosse bisogno, è veramente, non so come dire, intenso. Si parla di mietitura della terra.
è una espressione simbolica per indicare il giudizio universale, che, ve lo ricordo, visto che viviamo in tempi di apostasia generale, è un dogma della fede irrinunciabile per noi cristiani. Il mondo non va incontro al caos o all'autodistruzione, fra un momento lo vedremo. Ci sono teorie che sostengono quello, no? Figlie del positivismo comtiano, Auguste Comte è erede dell'entusiasmo illuminista e propone una sostituzione del progresso alla religio, alla religione. E però nello stesso tempo è costretto a riconoscere già nel Settecento che il mondo va incontro all'autodistruzione, all'autoconsunzione. Quando il sole si spegnerà, è previsto dagli scienziati che il sole si spegnerà, finirà la vita. È veramente questo che ci attende o ci attende la teleiosis, come si dice in greco, cioè la finalizzazione del mondo in Cristo Gesù? Questo è, come vedete, siamo al cuore ormai. Voi direte, ma padre, ma come mai il giudizio universale è anticipato al capitolo 14 e non al 22esimo? Che poi, perché il giudizio qui precede poi l'ultimo scontro tra la Babilonia e la Gerusalemme celeste che scende dal cielo. Ma continuiamo a leggere. Adesso in sequenza compaiono tre angeli, ci siamo abituati a questo ormai, no? Von Balthasar li chiama coattori, no? Coattori del libro di Apocalisse. Qui ne compaiono ben tre di fronte a questo misterioso personaggio che stiamo vedendo, che ve lo ricordo è simile a figlio d'uomo, su una nuvola bianca, seduto, con la corona d'oro in testa e nella sua mano una falce affilata. Devo aprire una parentesi che ci sta. Qua e là io, che amo molto, come ormai è noto, il libro di Apocalisse, il mio libro preferito, mi sono fatto una ricerca iconografica nel corso degli anni per vedere se c'è una sequenza tematica delle visioni. Devo purtroppo dirvi che non c'è. Esiste qua e là nel mondo cattolico qualcosa, ma poco. E questo è interessante. Esiste molto poco. E Von Balthasar ha permesso che nel libro tradotto in italiano, questo qui ad opera della casa editrice Medusa, venissero presentate delle immagini prese da manoscritti, da miniature medievali. Ma non è che ci sia tantissimo. Sarebbe interessante riproporre una lettura iconografica dell'Apocalisse. Non escludo che uno degli ultimi, delle ultime catechesi, quando arriveremo al capitolo finale, possa prevedere, anche nel libro che io poi in estate, a Dio piacendo, porterò in giro per l'Italia, e sull'Apocalisse, possa prevedere un corollario iconografico, perché come vedete è una sequenza cinematografica, l'abbiamo detto tante volte, no? Cioè Giovanni ha proprio una attinenza cinematografica, quindi c'è questo figlio dell'uomo, immaginatevelo voi, ma chi è questo figlio dell'uomo? Lo vedremo. La maggior parte degli studiosi dice Gesù Cristo, qualcun altro dice no, non può essere Gesù Cristo, lo vedremo. Adesso compaiono invece tre, nel momento in cui è richiesta la mietitura del genere umano. Guardate, ripeto, è un'immagine assolutamente fortissima, la mietitura del genere umano, compaiono tre, che la parola più usata nel testo greco è la parola falce, come ora vedremo. Compaiono tre angeli, leggiamo dal versetto 17 al versetto 20. E un altro angelo, perché c'è già stato il primo che dice al figlio, al tale simile a figlio d'uomo, mieti, perché è venuta la mietitura, questo è il primo angelo. Ne compare un altro, e un altro angelo, adesso vedete che cosa dice Don Lindo Ruotolo su questi tre angeli, e un altro angelo, il secondo, uscì dal Tempio. Vi ricordate che l'Apocalisse parla di questo Tempio celeste, dove si trova o Catemenos in trono, che è Dio Padre, poi c'è l'agnello, e poi ci sono i 24 vegliardi, cioè Giovanni ci introduce nella liturgia celeste. E da questo tempio che esce fuori il secondo angelo di questa sezione conclusiva del capitolo 14, avendo anch'egli una falce affilata, il termine greco drepanon oxiu, ritorna, ve lo dicevo poco fa, drepanon oxiu, falce
tagliente, letteralmente affilata è già una interpretazione, se volete, ma si può dire tagliente, cioè deve tagliare la falce. E come ce l'ha il protagonista iniziale, e cioè colui che sta seduto sulla nuvola ed è con la corona in testa e c'ha la falce in mano, il secondo angelo ha pure lui una falce. Questo tutto sommato è un colpo di scena. E vediamo che cosa succede. E un altro angelo, quindi il secondo, quando ci si aspetta che venga spiegato chi è, viene superato da un terzo angelo che compare d'improvviso anche lui. E un altro angelo uscì dall'altare, il quale aveva la sovrintendenza sul fuoco. Sul fuoco. E gridò con gran voce a quello che aveva la falce affilata. Quindi il terzo angelo, che è l'ultimo della sequenza, diciamo, cinematografica, si rivolge all'uomo, al figlio d'uomo, seduto sulla nuvola bianca con la corona in testa, anche lui, e dice: mena la tua falce affilata, o se volete tagliente, e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. Nuovo colpo di scena, si passa dalla mietitura alla vendemmia. Ora, non occorre che io vi dica, perché lo sapete tutti molto bene, che la mietitura e la vendemmia, l'una nel mese di giugno, maggio-giugno, l'altra nel mese di settembre-ottobre, sono i due avvenimenti più importanti del ciclo annuale degli abitanti della Terra al tempo in cui scrive Giovanni, una società rurale, e la mietitura del grano e la raccolta dell'uva costituivano realmente i due momenti più importanti, quelli per i quali si raggiungeva, attenti bene, l'esito delle fatiche dell'inverno, della coltivazione, dell'aratura del terreno, dell'innaffiamento, dell'attesa. Finalmente il tempo è arrivato, si devono raccogliere i frutti. È un modo, a mio avviso, unico, secondo me fin qui, lo dico con estremo rispetto, non fino in fondo colto da parte della teologia, che usa riguardo della categoria di giudizio universale troppa concettualizzazione. Ma perché la gente colga il senso del giudizio universale, si può presentare appunto la Cappella Sistina di Michelangelo con il Kyrios, che ha il dito puntato verso gli empi, e che persino la Madonna, sua madre, quasi si para dinanzi alla potenza del Kyrios. Però anche queste due immagini sono assolutamente sorprendenti e dicono tutto su una lettura di una teologia della storia che non è affidata al caos, che non è destinata all'autodistruzione, ma che vive di questi due momenti che l'attendono come teleiosis, come compimento, cioè le due immagini sono molto belle, la mietitura e la vendemmia. E ancora, e lanciò l'angelo la sua falce affilata, o se volete tagliente, sulla terra e vendemmiò la vigna della terra. Quindi c'è una falciatura del grano e c'è una falciatura della vigna della terra. E gettò, però, che fine, mentre non viene detto che fine fanno le spighe di grano nella mietitura, viene detto che fine fanno i grappoli d'uva nella vendemmia. Dice il testo sacro che l'angelo, il terzo angelo, gettò le uve nel grantino del furore, o se volete del termine greco, dell'ira di Dio. Ultimo versetto, versetto 20. E fu calcato il tino fuori dalla città. Calcato, sapete che le donne con i piedi calcavano l'uva per tirar via il mosto, e uscì sangue dal tino. C'è un gioco semantico tra il colore rosso dell'uva che però diventa sangue. E l'ultima immagine è assolutamente sconvolgente. Tutti gli studiosi, Ugo Vanni, eccetera, sono concordi nel dire che l'immagine finale è del tutto sconvolgente. E uscì sangue dal tino e salì due volte, salì sino alle brie dei cavalli. Quindi è un sangue che riempie il pianeta per 1600 stadi, che significa, come ora vedremo, circa 300 chilometri. Come vedete è un testo assolutamente forte,
Adesso noi, come ormai abbiamo detto più volte, entriamo per livelli nella comprensione di questo testo. Dunque, compare anzitutto, dice Giovanni al versetto 14, su una nube bianca, seduto uno che corrisponde al figlio dell'uomo e che ha sulla testa una corona d'oro e nella sua mano una falce tagliente. Bellissima l'immagine. Neanche Michelangelo, nonostante la Cappella Sistina, è in grado di superare la profondità, l'intensità di questo testo qui di Apocalisse. Io trovo che, non so se siete d'accordo, è una delle immagini più belle che Apocalisse ci consegna. Provate a immaginarvela. Ma proviamo a capire il significato. La nube bianca rinvia alla trascendenza, al divino, e collega questa immagine all'idea della risurrezione di Gesù Cristo, il Kyrios. Questo sostiene Ugo Vanni, sostengono altri. Biguzzi invece, e anche un po' von Balthasar, dicono un momento, potrebbe non essere il Kyrios, ma fra un momento vediamo. La nube è bianca. Dice Biguzzi che quando si fa il raccolto del grano si auspica che la nube sia grigia, perché una pioggia rinfreschi, o si ha paura che invece sia una grandine che distrugge. Ma bianca dal punto di vista agricolo, diciamo così, è niente di rilevante. Invece allora è un'immagine, si dice, teofora, portatrice di un significato divino, perché sottolinea anche questo, insieme alla nuvola. La nuvola è già di suo un riferimento alla trascendenza, no? E che poi sia bianca ancora di più. Il personaggio è corrispondente al figlio di un uomo e sta seduto, ritorna il termine okathemenos. La corona è il segno della vittoria, cioè chi è che porta la corona? Chi vince è anche il re. Ecco, quindi colui che compare adesso è un re. È il re della storia. Qui non occorre che io vi offra delle suggestioni, pensiate ai cristeros messicani che morivano per dire di no all'impostura massonica degli anni 20 in Messico, gridando viva Cristo Rei, capito? Cioè Gesù Cristo è lui il re della storia. Ma non so se trovate questa cosa qui, gustatevela, fatela vostra. Come vi ricordate che negli anni passati c'era una pubblicità di quello lì che beveva il tè Lipton, che diceva nella mattina mi dà una carica. Ecco, gustatevi questa immagine del Kyrios che è re della storia. Ma che fine fa il drago rosso? Ma che fine fa l'anticristo? Che fine fa la bestia che viene dal mare, che è il falso profeta? Compare uno o Cathemenos. Chi è il Cathemenos? Questo l'abbiamo visto, se vi ricordate, nei passaggi precedenti, è Dio Padre nel libro di Apocalisse, capitolo 4, ve lo ricordate? Ma adesso, e qui c'è tutta la teologia trinitaria contro tutta l'impostura neo-ariana tipica dei nostri giorni, si dice che il figlio, siccome è Dio come il Padre, partecipa, non lo trovate meraviglioso, delle prerogative del Padre, per cui Okathemenos in trono finora è stato Dio Padre, ma anche il figlio risuscitato, Gesù Cristo, è Okathemenos seduto, perché ha vinto con la risurrezione. C'è un richiamo, come spesso succede nel libro di Apocalisse, del libro del profeta Daniele, al capitolo 7, versetto 13, leggiamo: guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo, uios anthropou in greco, giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Il compito di questo misterioso personaggio è quello di avere una falce affilata. Conoscete tutti la falce. La falce si mette nelle mani e appunta, diciamo, è tagliente, è curva e taglia il grano. E taglia il grano per raccogliere le messi. Che immagine sorprendente. Dunque esiste un giudizio universale.
E qui c'è tutto, come dicono gli esegeti, anche von Balthasar, un richiamo ai Vangeli sinottici, soprattutto dove Gesù tiene i discorsi cosiddetti escatologici, Matteo e Luca, dove Gesù parla della fine dei tempi, quando il figlio dell'uomo verrà seduto, vi ricordate? Vi ricordate? Sulle nubi del cielo. Allora c'è veramente un apparentamento, potremmo dire, forse involontario, non lo sappiamo, forse volontario, suscitato dallo Spirito Santo, che parla del giudizio universale. Il mondo, poniamo, non è affidato al caso. Non è che il sole si spegnerà, il mondo finirà così, dopo essere nato così. Ma ci attende tutti. Tutti i caetaiguntes, gli abitanti della terra, dovranno passare dalla falce tagliente del figlio dell'uomo. Io vi prego, pensate al nazismo, ai campi di concentramento, l'impero romano, l'illuminismo, il comunismo, i regimi totalitari, soprattutto quello che abbiamo ai nostri giorni, che si veste di democrazia, invece l'assalto finale alle libertà individuali. Pensate alle sopraffazioni, le prepotenze, le stragi, vi ricordate i quattro cavalieri, bianco, verde, rosso e nero, e pensate a tutte le tragedie del mondo. Ma chi ha in mano la falce, io trovo questa immagine un capolavoro, per mietere è lui che sta seduto con la corona in testa, Gesù Cristo, Re dell'universo. È di una consolazione questa cosa qui. E noi dobbiamo recuperare i nostri giorni l'escaton, cioè dobbiamo in qualche modo rivestirci di un'attitudine soprannaturale, mi capite, di un richiamo dell'escaton, appunto, del telos, come direbbero i greci, cioè della dimensione finale dell'esistenza umana. E a questo punto, come Giovanni spesso ci ha abituato, il campo d'azione si allarga. L'attenzione è stata finora concentrata su questo misterioso personaggio, adesso in sequenza compaiono questi tre angeli. Dice il testo sacro, e un altro angelo uscì dal tempio gridando con voce grande a colui che stava seduto sulla nube, quindi si rivolge a lui, lancia la tua falce e mieti, cioè lui ce l'ha nelle mani, ma è l'angelo che esce dal tempio, immaginate che scenografia, che dice a quel tale simile a figlio d'uomo, lanciala la falce, non tenerla solo in mano. Adesso è venuto il momento, quando il figlio dell'uomo verrà nella gloria del padre suo, eccetera. Ma sembra un'intimazione questa. Può un angelo rivolgersi così? È un problema che gli studiosi, già di padri della Chiesa, del Venerabile, Alcuino, anche altri, Agostino, si sono posti. Può un angelo che esce dal Tempio rivolgersi in modo così categorico, casomai, al Kyrios? Ecco perché, come vi dicevo, alcuni hanno sospettato che questo tale seduto sulla nube non sia esattamente il Kyrios, ma qualcun altro. Ad ogni modo, intanto seguiamo la sequenza dei tre angeli. Questo grida con voce grande. Abbiamo imparato nel linguaggio dell'Apocalisse che quasi tutti gli angeli sono muciazzari. Gli piace gridare, questi angeli. Cosa volete? Noi abbiamo l'idea di angeli che cantano in maniera composta, invece sono come... e gridano, urlano. Però nel linguaggio biblico gridare a gran voce esprime qualcosa di molto importante, esprime un messaggio che viene direttamente da Dio. Quindi gli angeli sono, come del resto insegna la teologia, messaggeri, portatori, capite, del messaggio divino. Allora si rivolge a colui che stava seduto sulla nube e dice «Lancia!» Immaginate come urla dal tempio, lui esce «Lancia la tua falce e mieti!» Poiché è venuta l'ora di mietere, bellissimo il testo greco, otieltene ora terisai, poiché è stata maturata la messe della terra, è giunto l'escaton, è giunta l'ora della fine.
Da che cosa è determinata quest'ora della fine? Perché adesso è importante chiedercelo, faccio questo passaggio continuo tra l'indagine esegetica e la riflessione teologica, che a dire vero è quella che a me mi compete di più. Allora, nel corso dello studio della riflessione teologica sono emersi alcuni alcuni segni che caratterizzeranno l'ultima generazione, ne abbiamo parlato già la volta scorsa, che può prepararsi all'avvento del Kyrios. Anzitutto, ve li cito così in ordine sparso, non di importanza, l'avvento dell'Anticristo. Cioè, prima che Gesù Cristo torni sulla terra, Satana sferrerà l'ultimo attacco. È previsto nelle scritture. Noi potremmo dire, ma perché Dio agisce così? Ma allora faremmo l'errore dei due discepoli di Emmaus. Noi speravamo che fosse, cioè i nostri pensieri umani, no? L'agire di Dio è questo, ha stabilito così, noi chiniamo il capo perché Dio ha stabilito così. Ci sarà un momento prima dell'escaton, del ritorno ultimo, della messe finale, bellissima l'immagine, immaginate l'agricoltore che con la falce miete il grano che è maturo, il grano deve giungere a maturazione, non si può raccogliere il grano ad aprile perché è verde e neanche ad agosto perché è secco. Si raccoglie a fine maggio e a giugno. Quindi è stabilita un'ora precisa. Bellissimo tutto questo, veramente. Io non so se lo state cogliendo, ma questo passaggio è tra i più belli, secondo me, di Apocalisse. È stabilito un momento preciso in cui Dio farà il rendiconto finale. Ora, i modernisti ai nostri giorni hanno purtroppo anche qui, relativizzato molto il tema del giudizio universale, del rendiconto finale. C'è una questione legata al cosiddetto misericordismo, per cui c'è un happy end. La Bibbia dice esattamente il contrario, come vedete. E immaginate, ripeto, la scena dell'agricoltore che usa abilmente la falce e questo grano, immaginate voi, spighe di grano che saltano e vanno dappertutto e poi vengono raccolte. E ci sarà la separazione, quindi vedete l'apparentamento di questo testo anche con i testi sinottici. Vi ricordate cosa dice Gesù? Sarà separato il grano dalla zizzania. La zizzania è un'erba simile al grano. Una volta un signore mi portò in campagna perché io volevo vedere questa roba qui della zizzania. Effettivamente si confonde molto, come fanno gli empi, come fanno i falsi cattolici, i modernisti, i bergogliani con i veri cattolici. Ma la mietitura mette distinzione chiara, mette a fuoco come stanno le cose. E allora il versetto 16 c'è una replica all'appello dell'angelo. E lanciò, guardate qui che meraviglia, colui che era seduto sulla nuvola, la sua falce sulla terra. La lancia, e giustamente esegeti come per esempio Ugo Vanni si soffermano molto su questo verbo lanciare, perché la falce non si lancia, giusto? La falce si adopera. Allora dice Giovanni, dicono gli esegeti, che Giovanni, il vangente di Patmos, sta volutamente indicando che qua c'è una simbologia che richiama il giudizio universale. Il figlio d'uomo lancia la falce che da sola provvede a falciare appunto la messe. La sua faccia sulla terra, e qui c'è il termine più importante di tutto il testo, kai eteriste ege. Quindi dal Tempio Celeste esce questo angelo che sembra dare un ordine preciso al figlio dell'uomo. Ma com'è possibile? Allora gli esegeti dicono che non è un imperativo, che non è un comando, ma è una esortazione, cioè dire è venuto il momento, datti da fare, è venuto il momento. E quindi più che di un ordine si può parlare di una esortazione, ed è un imperativo anche, cioè... Il figlio d'uomo deve lanciare questa falce. Vedete che l'Apocalisse procede per immagini apparentemente marginali, invece decisive. Vi ricordate il turibolo? Vi ricordate l'incensiere? Fu gettato sulla terra e scoppiò l'insieme dei castighi di Dio. E uno all'incensiere non attribuirebbe chissà quale rilevanza.
E invece nel linguaggio cultuale, chiamiamolo così, di Apocalisse, c'è questo forte riferimento al turibolo, all'incensiere. Ora invece la parola decisiva, come state vedendo, qual è? La falce. Viene lanciata la falce. Ora gli studiosi si domandano che razza di riflessione possiamo fare intorno a questa mietitura. Provate a seguirmi. Attenti bene. La mietitura è un avvenimento gioioso o triste? È gioioso, no? La mietitura è un momento di gioia. Noi siamo figli della società post-industriale e post-moderna, figurarsi. Ma se domandassimo a quelli che vivevano la società rurale, ci direbbero, ma la mietitura da sempre, soprattutto perché sono le giornate più lunghe, arriva l'estate, è quel caldo ancora sopportabile, non è quello ardente e rovente di luglio, fine luglio, agosto, ma invece è un caldo che porta ristoro dopo i geli dell'inverno. Quindi la mietitura ha uno sfondo gioioso. Tra l'altro anche in tutta la tradizione biblica è così. Pertanto, secondo alcuni studiosi, qui ci sarebbe un riferimento al sollevamento degli eletti, sono temi sui quali non andrò nello specifico, e al conteggio, al numeramento, potremmo dire, alla numerazione di quelli che sono eletti, perché effettivamente la mietitura non è un avvenimento triste. Invece diventa una questione, come ora vedremo, più drammatica, la vendemmia, come ora vedremo. E così compare l'altro angelo, il secondo dei tre, quello intermedio. Dice il versetto 17, mi sembra che ve lo stiate rappresentando, spero di sì, questo è il mio scopo. E un altro angelo uscì dal Tempio, quindi escono dal Tempio, perché? Per indicare, attenti bene, che c'è una cronologia divina, come c'è una matematica celeste, c'è una cronologia divina, nulla è affidato al caso, noi che siamo dentro la storia, talora ci sembra che le cose vadano per il peggio, che vadano male, che non trovino un loro significato, in realtà tutto ha un senso, tutto risponde ad un disegno preciso di colui che sta seduto nel Tempio. Il secondo angelo esce dal Tempio e aveva, colpo di scena, anche lui una falce affilata, drepanon oxiu. Questa espressione della falce è decisiva. Quindi non solo c'è il figlio dell'uomo, non è un colpo di scena? Io penso di sì. Perché anche questo angelo impugna una falce affilata e lo pone sullo stesso piano, quindi operativo, diciamo così, del figlio di uomo seduto sulla nube. Possiede quindi la capacità effettiva di realizzare la mietitura. Ma non si dice che opera, perché improvvisamente, e qui si chiude il campo visivo, compare, vi dicevo, sono tre gli angeli, il terzo angelo, versetto 18, che meraviglia l'Apocalisse, vero? È proprio qualcosa di clamoroso. E un altro angelo uscì dall'altare, questa volta non si dice dal Tempio, ma si dice dall'altare, avente potere sul fuoco, econ exousia ne pitu tu più rosse, avente potere sul fuoco. È un piromane? Non sappiamo. E gridò con voce grande, anche qui come vedete c'è un urlare che indica l'origine divina del messaggio, a colui che aveva la falce affilata. Ma chi dei due a questo punto? Il figlio, quello simile a figlio d'uomo o il secondo angelo? Vedete che la cosa, anziché chiarirsi, un po' si complica, dicendo lancia la tua falce. È una sequenza incredibile, con la quale nello stile tipico dell'Apocalisse Giovanni vuole indicare la solennità del momento, e qui è chiamato in causa il tema del giudizio universale. Il primo angelo che esce dice al figlio dell'uomo lancia la tua falce e mieti, il terzo angelo dice al secondo angelo lancia la tua falce, quella tagliente o se volete quella affilata, e cogli i grappoli della vite della terra,
poiché maturarono le sue uve. Questa volta la distinzione allora sta che mentre colui che sta seduto sulla nuvole bianca con la corona in testa falcia il grano, il secondo angelo è invitato a falciare l'uva. Ma l'uva non si falcia, l'uva si raccoglie, no? Ecco, protagonista allora è un altro angelo che sembra appartenere sempre al gruppo dell'altare, dice Ugo Vanni, e costui grida a gran voce l'esortazione a valore di un imperativo di preghiera, e deve gettare il secondo angelo la lancia, la falce affilata sulla terra, e deve raccogliere l'uva, la vite, non più il grano. Le uve sono un prodotto della terra e indicano anche qui un valore positivo. Tra l'altro il verbo per indicare la maturazione rimanda alla completa, akmazo indica la completa maturazione ed è un verbo teologicamente denso, significa che il giudizio universale arriverà non un secondo prima, non un secondo dopo di quando è prevista la piena maturazione. Ma noi possiamo avere, scusate questa adesso a parentesi, questa digressione di tipo teologico, non più esegetico, biblico, noi abbiamo dei semeia, come dicevo poco fa, per individuare la possibile, come si dice, imminenza della parusia? Sì che ce li abbiamo, certo che ce li abbiamo. La prima è di tipo biblico ed è la conversione degli ebrei. Io vorrei che non sottovalutassimo questo tema qui. Mi sembra che da un punto di vista cattolico teniamo poco in considerazione questo aspetto che invece è biblico, cioè uno dei segni, non dimenticatelo, con i quali potremo cogliere che il Signore Gesù Cristo è vicino è la conversione in massa degli ebrei. Gli ebrei a un certo punto si apriranno al tema messianico e al tema dell'anticristo. San Paolo, cito dalla Bibbia di Ricciotti, dice così nella lettera ai Romani, capitolo 11, versetti 25-32, ascoltatelo perché hanno fatto epoca, dice San Paolo, poiché io non voglio, fratelli, che ignoriate questo mistero, affinché non siate dentro voi stessi orgogliosi, che è avvenuto un indurimento in una parte di Israele. C'è un indurimento, no, degli ebrei nel corso dei secoli, che non hanno riconosciuto il Messia, che non vogliono vedere in Gesù Cristo il Salvatore, che attendono un indurimento, dice San Paolo, ma ciò finché, leggo ancora il testo sacro, non sia entrata la totalità dei gentili, cioè dei pagani. Cioè Dio, che è incredibile, la Bibbia dice tutto, Cioè San Paolo dice che gli ebrei vengono induriti nel cuore per lasciare che tutti i popoli della terra si convertano. Dopodiché, dice San Paolo, allora tutto Israele si salverà. Questo contro certe forme, ahimè, di antisemitismo, di cui sarei stato tacciato anch'io da qualche idiota. Gli idioti non mancano mai, non mancano mai. Dire a Don Minutella che è antisemita è la cosa più ridicola che si possa dire, no? E purtroppo l'antisemitismo esiste, ma non voglio entrare nello specifico. Io sto con San Paolo, io sto con la parola di Dio ancora una volta. San Paolo dice che tutto Israele, è parola di Dio, si salverà. Attenzione quindi a questa questo cavalcare un certo risentimento antisemita che non porta da nessuna parte, perché gli ebrei si convertiranno, lo dice San Paolo, allora tutto Israele si salverà, conforme a quanto sta scritto, verrà da Sion il liberatore e allontanerà l'empietà di Giacobbe. E poi San Paolo dice: come voi avete in passato disobbedito a Dio, ora invece avete ottenuto misericordia, così anch'essi non hanno loro creduto per la misericordia che è stata usata a voi, affinché anch'essi ottengano misericordia. Quindi uno dei segni che la stessa Sacra Scrittura, come state vedendo al capitolo 11 di Romani, indica per la mietitura della terra è quando gli ebrei, qua e là aggiunge qualche notizia, però bisogna verificarla, si convertiranno al Messia.
perché tutto Israele sarà salvato. L'indurimento degli ebrei è un semeion che prepara la loro conversione. Quando li vedremo convertirsi in massa, non solo come Ratisbon o qualcun altro che si converte clamorosamente, ma in massa, cioè quando l'intero popolo ebraico si convertirà, è uno dei segni che il Kyrios sta per tornare. Ma c'è un altro segno, cioè sono diversi, non li posso citare tutti, però mi faceva dovere citarveli, anche magari così senza approfondirli, è l'apostasia. E ancora è sempre San Paolo che dice, nella lettera ai Tessalonicesi, ve lo ricordate, San Paolo nella lettera ai Tessalonicesi ne parla con molta chiarezza e parla proprio del tempo finale. Leggiamo, dice San Paolo, che nessuno vi inganni, perciò perché ciò non sarà se prima, quando San Paolo sta dicendo vi dicono che il Kyrios, che Gesù Cristo sta tornando, nessuno vi inganni, perché prima deve accadere l'apostasia e deve essere rivelato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario. Quindi accanto, vi sto dicendo, ripeto, alcuni segni che fanno intendere che Gesù Cristo sta per tornare: la conversione in massa degli ebrei, tutto Israele tornerà a essere salvo, dice San Paolo. L'indurimento sarà tolto. Secondo elemento, l'apostasia dilagante. Lo dice San Paolo. Cioè, uno dei segni per cui Gesù Cristo sta per tornare sulla terra è quando l'apostasia, che significa l'abbandono totale della fede, del deposito della fede, si dilagherà nel mondo. Allora quello è un altro dei segni. Un altro segno ancora, un po' più, diciamo, di carattere apocalittico, mo ci vuole, riguarda lo sconvolgimento delle forze cosmiche, del cosmo. Ne parlano i Vangeli sinottici e naturalmente io non posso avere il tempo qui parlarne, però leggiamo nel Vangelo di Luca al capitolo 21, versetti 25 seguenti: e vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra costernazione tra i popoli smarriti per il rimbombo dei mari e dei flutti. Gli uomini verranno meno dallo spavento nell'aspettazione delle cose che staranno per accadere al mondo, perché le potenze dei cieli saranno sconquassate, e allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria. Quindi il segno che Gesù stesso dà, perché quelli due precedenti sono paolini, San Paolo, ve lo ricordo, la conversione in massa degli ebrei e l'apostasia dilagante, ma il terzo segno è Gesù che lo dà, lo sconquassamento, come leggiamo nel testo sacro, delle potenze dei cieli. Che cosa significa? Significa proprio un caos cosmico, terremoti, inondazioni, tsunami, carestie, no? Queste cose qui che ci sono sempre state, perché i modernisti, se non si offendono, ci sono sempre state, però il testo sacro è chiaro, si moltiplicheranno, si intensificheranno in giro per il mondo, per i quattro angoli della terra ci sarà questa, appunto, come dire, intensificazione dello sconquassamento proprio del cosmo. È come se, come la donna quando deve partorire, la donna per 9 mesi tiene in grembo il bambino, sempre una cosa che non so gli altri uomini, per me rimane sempre una cosa del tutto affascinante. Io mi inchino dinanzi a una donna in gravidanza, trovo che è uno dei segni che esiste Dio, tenere in grembo con la maggiore disinvoltura che un maschio non avrebbe mai, una donna tiene per 9 mesi un bambino in grembo, è qualcosa di sorprendente, però poi viene il momento in cui deve partorire, allora c'è come uno sconquassamento, no? E si spezzano le acque, le contrazioni e tutto quello che sappiamo, perché il bambino deve venire fuori. Ecco, il mondo è come una donna in gravidanza. E la storia umana, gli eoni storici, sono come i 9 mesi della gravidanza. Ma appena arriverà la conversione degli ebrei, l'apostasia dilagante, allora il cosmo si preparerà al parto. Questo è indubbiamente
il terzo segno. Ce ne sono altri, ma a me interessava sottolineare soprattutto questi tre. Ce ne aggiungerei un quarto: l'opera dell'anticristo. La propaganda dell'anticristo sarà qualcosa di clamoroso, lo abbiamo già visto del resto in Apocalisse, cioè la trilogia demoniaca fiuterà che il cosmo sta per partorire l'escaton, il telos, cioè il fine del mondo, che è Gesù Cristo stesso, e allora sferra l'ultimo attacco, perché al diavolo, il diavolo saprà che gli rimane poco tempo, e allora sferra l'attacco finale, che è quello della trilogia demoniaca. E quarto elemento, quindi, li ripetiamo, allora, la conversione in massa degli ebrei, l'apostasia dilagante, lo sconquassamento delle forze della natura, l'anticristo, la potenza, la seduzione, il fascino irresistibile dell'anticristo, ma c'è un quinto elemento, io avevo detto che ne avrei detto soltanto tre, ma non posso rinunciare a farlo. Un quinto elemento è l'invadenza, mettetelo tra virgolette, mariana, cioè compare la donna vestita di sole. E questo lo dice anche il Monforte nel Trattato della Vera Devozione, cioè gli ultimi, e questo è anche teologicamente logico, come Gesù Cristo la prima volta è venuto sulla terra mediante Maria, dice il Monforte nel Trattato della Vera Devozione, così è necessario che egli torni una seconda volta attraverso Maria. Quindi nel tempo in cui si moltiplicheranno le manifestazioni mariane, i segni e la presenza della Madonna con lacrimazioni, apparizioni, messaggi, locuzioni, tutto quello che volete, è questo uno dei segni, il quinto che io sto mettendo non in ordine di importanza, che il Kyrios sta per arrivare, perché la Madonna, la Santa Vergine, la donna vestita di sole, ha il compito di preparare l'umanità alla imminente parusia, capito? Come lei ha dato Gesù la prima volta nell'umiltà di Betlemme, lo darà una seconda volta nella gloria delle nubi del cielo. Lo trovo coerente come impianto, non è una forzatura, anche perché Apocalisse 12 sta in una posizione nevralgica, strategica, e quindi di suo già l'Apocalisse conferisce alla donna vestita di sole un ruolo di prim'ordine, ecco. E quindi non c'è dubbio che la donna vestita di sole evidentemente è colei che partecipa vivamente affinché alla preparazione pedagogica di una umanità che deve accogliere la venuta di Cristo. C'è un sesto elemento che corrisponde al secondo, ma se ne distingue in termini concreti. Il secondo elemento, vi ricordate, era la dilagare dell'apostasia. Il sesto elemento è il dilagare della perversione morale, e Gesù lo dice nel Vangelo: accadrà come ai tempi di Noè, mangiavano, bevevano, s'ammogliavano e il diluvio li invase tutti. Cioè uno dei segni che il Kyrios sta per tornare è il raffreddamento della fede, quindi l'apostasia, ma anche una nuova umanità come Sodoma e Gomorra, la perversione morale fatta legge, gli stati che sono la Babilonia, la prostituta, la grande, che legiferano sul peccato contro natura, sulla perversione, i casinò, i bordelli, le case per appuntamento, la pornografia, no? Las Vegas, il mondo diventerà tutta una grande Las Vegas, è già una grande Las Vegas, l'uomo non ammette più freno, questo dobbiamo dircelo, facciamo fatica a dircelo, forse ci vergogniamo persino a dirlo, ma l'uomo contemporaneo non ha più un freno. Non c'è più un freno morale negli istinti carnali. Ognuno fa quel che caspita vuole. La porneia, come la chiama il Vangelo, cioè appunto il peccato della carne, chiamiamolo così in termini un po' più comprensibili, si diffonde sul pianeta in una maniera mai vista prima. Sodoma e Gomorra e la città degli uomini al tempo di Noè non sono nulla in confronto a ciò che accadrà alla fine dei tempi, quando il Kyrios starà per tornare. Mi sembra che questi sei segni, se siete d'accordo, a mio avviso, possano essere sufficienti, ma per avere un'idea, un quadro ancora più chiaro, leggiamo che cosa si legge nel Vangelo di Matteo a riguardo di questo che stiamo dicendo. Guardate, Gesù dice
Il sole, Matteo capitolo 24, versetto 29 seguenti: il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce e le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli si commuoveranno, cioè si sconvolgeranno. E questo già è un po' richiama, se avete notato, il segno di Luca, lo sconvolgimento del cosmo. Veramente noi dobbiamo attenderci, se fossero questi tempi, uno dei segni sarebbe questo, uno sconvolgimento incontrollato del pianeta, capito? Che risponde non all'inquinamento, in questo senso l'ecologismo è soltanto una deriva sessantottista e neomarxista, ma perché il pianeta risponderà non all'inquinamento atmosferico, delle polveri sottili, quelle cose lì che sappiamo, ma il pianeta risponderà all'inquinamento morale, cioè la natura si opporrà a questo dilagare della perversione morale tra gli uomini. Noi leggiamo molto bene cosa succede a Lotte, alle due figlie, a Sodoma e Gomorra, no? E niente rispetto alla perversione totale, il mondo diventerà veramente l'inferno sulla terra, sarà l'inferno sulla terra. Padre Pio, quando parlava dell'Apocalisse, lo diceva, faceva riferimento proprio a un'invasione dei demoni sulla terra. Ma attenzione bene, Gesù poi aggiunge una cosa molto importante, eccolo qui: in quanto poi al giorno e all'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo. Tutto questo è riferimento alla falciatura, alla vendemmia, come stiamo capendo del testo di oggi, ma solo il Padre. Questa frase ha fatto scervellare moltissimo gli esegeti, ma in che senso la conosce solo il Padre? Nel senso che Dio Padre si è riservato comunque il momento esatto in cui questo accadrà, sebbene come il suo giorno sono almeno 6-7 segni che io vi sto portando dalla Sacra Scrittura, non c'è nulla che mi inventa io, che mi inventi io, per cogliere, ecco qui sta la sapienza, vi ricordate Apocalisse, sempre molto importante, la Sofia, dobbiamo averla per non farci trovare impreparati. Infatti Gesù dice, è come ai tempi di Noè, Vangelo di Matteo, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, quando verrà con la falce, come appunto nei giorni che precedettero il diluvio si mangiava, si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà anche alla venuta del figlio dell'uomo. Questo è un ulteriore indizio. La gente, le masse, non si accorgeranno di nulla, prese come sono dai bagordi terreni, da un'esistenza, ma questo l'Apocalisse lo dice coi catacuntes, no? Cioè accade lo scontro, ma gli abitanti della terra, il messianismo sanitario, non vado nello specifico, chi può capisca, c'è il messianismo politico, c'è il messianismo bancario, c'è il messianismo economico, ci sono tanti messianismi e l'umanità non si accorge che sono tutte uova fritte. Va bene? È incredibile questo. Ci sarà un ottundimento. E San Paolo infatti dice, in quel testo che avevo citato come primo segno della conversione degli ebrei, che accadrà esattamente al contrario, lo dice lui. Quindi è inutile che facciamo antisemitismo, cioè San Paolo dice che l'indurimento conferito agli ebrei, quando il Chirio sta per tornare, verrà loro tolto, mentre, attenzione, verrà dato ai credenti. Sempre San Paolo, infatti, nella lettera ai Tessalonicesi dice una cosa, al versetto, capitolo secondo, versetto 10 seguenti, dice: e con tutti gli inganni di ingiustizia per quelli che periranno per non aver accolto l'amore della verità in maniera da salvarsi. E per questo Dio manderà loro forza di inganni, sì che credano alla menzogna. L'indurimento in cui Dio ha tenuto da secoli gli ebrei viene loro tolto perché si convertano e passa invece da quest'altra parte.
Questa è la vera teologia. Mi dispiace che la debba fare Don Minutella, perché nel frattempo i simposi ampi e trasversali si moltiplicano e Don Minutella deve apparire come sempre più solo. Ma questa è la teologia. Ditemi se mi sto inventando qualcosa che non è mai sottolineato, perché è un po' imbarazzante. L'indurimento conferito agli ebrei verrà loro tolto e si convertiranno. Dice San Paolo, tutto Israele si salverà. Mentre di contro dice... gli uomini, noi da quest'altra parte, saremo capaci di credere alla menzogna, ma non ci vuole molto a capirlo se pensiamo a qualcuno vestito di bianco che da 8 anni profana i dogmi, eppure la gente va a messa in unione con, e da quest'altra parte si moltiplicano, peraltro, scusate queste ricadute, ma ditemi se non sono ragionevoli, cogenti, si moltiplicano i simposi mediatici sui social network dove si fanno interviste a 3-4 personaggi. Lo scopo sempre implicito e non detto è quello di isolare sempre di più Don Minutella, capito? E la rabbia di questa gente è perché io glielo griderò fino a quando non tireranno l'ultima pietra per lapidarmi in testa e muoio. Siete apostati, vi dovreste vergognare che da 8 anni state in comunione con uno che non è il Papa. E San Paolo dice, per questo manderà loro Dio forza di inganni, crederanno alla menzogna affinché siano condannati, guardate la parola di Dio, quelli che non hanno creduto alla verità e anzi si sono compiaciuti dell'ingiustizia. Ecco, questo è lo scenario, ma ritorniamo un ultimo momento al testo sacro. E che cosa fa il terzo angelo? Il terzo angelo, leggiamo gli ultimi due versetti, e lanciò l'angelo la sua falce verso la terra, quindi c'è un doppio lancio della falce, che a questo punto diventa l'arnese per antonomasia, e vendemmiò la vite della terra e gettò nel tino dello sdegno di Dio, tu mostu teu, l'ira, la rabbia, questa, la rabbia di Dio di dimensioni immense. Qui io non ho più il tempo, quanti si salveranno e quanti andranno in inferno? Guardate che cosa dice Don Vivo Barsotti, che spicca sempre per equilibrio, non è un estremista come me, ma vi prego di ascoltare che cosa dice. Quali sono i temi? Fu calpestato il tino fuori della città, uscì sangue dal tino. Non è vino che esce, è il sangue che esce. Gli empi vengono giustiziati, vengono schiacciati dall'ira di Dio, fino all'altezza del morso dei cavalli. È un'immagine conclusiva, come ho detto, tremenda, cioè il sangue degli empi stritolati dal loro stesso peccato raggiunge il morso dei cavalli. Il cavallo è alto, arriva fino a qui, è alto, in piedi il cavallo, il sangue invade la terra per 1600 stadi. 1600 stadi sono circa 300 chilometri e indicano a quel tempo, non entro nel merito, la terra di Israele, quindi tutto il pianeta. Giustamente Don Divo Barsotti scrive, quali sono i temi fondamentali di questo brano, quello che abbiamo esaminato? L'ira di Dio e il giudizio. È chiaro, no? La falce, cioè, quindi voi vedete, figli cari, che noi dobbiamo avere un quadro d'insieme, perché talvolta noi, se siete d'accordo mi direte di sì, ci appostiamo sul capitolo 13, ma il demonio è forte, ma dov'è Dio, ma l'anticristo, non è vero quello? Il marchio della bestia 666, tra l'altro invece facciamo l'errore opposto, ci appostiamo troppo sul capitolo 14 e Dio ci salverà e tutto andrà bene. Nell'uno, nell'altro, come posizioni estreme vanno bene, sono buone tutte e due, non so se mi capite, cioè ci deve essere, perché così è previsto e noi possiamo solo chinare il capo, uno scatenamento finale delle forze del male, e ci deve essere anche il conteggio degli eletti. Io vi voglio leggere quello che scrive Don Divo Barsotti. È l'amore, dice lui, dice Dante, che ha creato l'inferno, perché qui si parla dell'inferno, è chiaro, no? Della dannazione degli empi. E aggiunge Don Divo, e che lo dica Don Divo a me fa veramente un piacere che non immaginate, gettato in faccia ai modernisti che non sanno ancora decidersi su Don Divo Barsotti, non sanno che fine fargli fare, perché gli sta simpatico, è teologo, capito,
e Monaco, sembra strizzare l'occhio, alla stagione conciliare, eccetera, però nello stesso tempo poi scrive queste cose, allora la pigliano con le pinze. Infatti per loro, per i modernisti, Don Divo Barsotti, rispetto a uno che trattano malissimo come Don Dorino Ruotolo, che per loro è un pazzo, ancora non sanno che fine fargli fare. Ma Don Divo dice così: l'inferno è una verità, è proprio l'amore nella sua manifestazione suprema che rivela e crea l'inferno. Perché o tu rispondi all'amore in un rapporto che Dio ha voluto stabilire con te, in una tua intimità con Lui, da vivere con Lui, oppure tu vivi non l'indifferenza ma l'estraneità, cioè l'opposizione eterna. Ma è proprio questo terribile, che l'uomo, qualunque uomo, non può fare a meno di Dio, perché Dio rimane causa del suo essere. Eppure, vivendo Dio nel dannato, vivendo Dio in inferno, in quanto egli comunque rimane causa dell'essere, vivendo Dio nel dannato e nell'inferno per l'eternità, quest'uomo, cioè il dannato, l'empio, questi che è stato dentro il catino del chiumos tuteu, cioè dell'ira di Dio, io invito i miei amici modernisti a essere prudenti, invito i miei amici modernisti a essere prudenti, perché non vorrei che finissero loro e pure io, nessuno di noi deve finire, però è provato che il catino, il tinozzo, starei per dire, no? Cioè il tino che è messo fuori dalla città, purtroppo non è vacante, anzi stracolma. E qui dicevo, Sant'Agostino diceva che gli eletti sono pochi e c'è la massa dannata, cioè che sono più quelli che vanno in inferno che non in paradiso. Qual è la verità? Noi non la sappiamo su questa terra. Certo, vediamo come vivono gli uomini. Come vivono, come peccano, come muoiono. Non c'è più Dio all'orizzonte dei tre quarti dell'umanità. E dobbiamo, anche tra di noi lo vediamo. Non è che io qui a Cinisi parlo di Hollywood e Las Vegas. No, anche qui è così. Domani mattina la stragrande maggioranza della gente si alza e si dispera, perché la vita è dura, senza riferirsi a Dio, senza riferirsi a Dio, a Gesù Cristo, alla Chiesa, ai sacramenti, alla fede. È tragico. Si salveranno? È un tema, come capite, sulla corda, no? Funambolico, starei per dire. Conclude Don Divo Barsotti: in inferno l'anima sarà eternamente lacerata perché odierà Dio. Perché chi muore in peccato mortale, lo insegna la Chiesa, e Don Divo Barsotti in questo è ineccepibile, muore in uno stato di inimicizia con Dio, che rimane per sempre. E aggiunge: eppure non potrà fare a meno di Lui, e non potendo fare a meno di Lui vorrà morire, ma non potrà farlo. Questo lui, in modo secondo me straordinario, ha disegnato il tino dell'ira di Dio, tiumos tuteu. E altro che, perché quando parlavamo del dragone, vi ricordate che lui diceva: abbiate pazienza, parliamo del drago, parliamo dell'anticristo, ma poi arriva il tiumos tuteu, è arrivato, cambia tutto. E conclude Don Divo: il furore dell'ira di Dio è un aspetto dell'amore, è l'aspetto della serietà dell'amore di Dio. Questo tiumos tuteu, l'ira di Dio, non va preso alla leggera come fanno i modernisti, che non ne vogliono sentir parlare, ma è invece conseguenza dell'amore. Chi ama sa anche arrabbiarsi quando vede l'amore ferito. Non è che dice: ah, vabbè, è lo stesso. Può mai dire un innamorato alla propria donna, quando la scopre con un altro: vabbè, non ti preoccupare, ci vediamo a casa più tardi? Può dirlo mai? No, vi prego, questa è l'immagine migliore, perché è biblica. Uno che ama una donna, una ragazza, la fa sua, quella non è mai stata con nessuno, lui l'ha fatta sua, è sua, è sua, gli appartiene, e poi questa strizza l'occhio a un altro. S'arrabbia o non s'arrabbia il tale? Se non s'arrabbia è perché c'è una grazia speciale di Dio, vogliamo così, o non so per quali altre ragioni. Come minimo la fa fuori, quando si sente dire, purtroppo, no, che l'uomo uccide la moglie per gelosia. Le sentiamo dire queste cose, ma perché per l'uomo è una cosa intollerabile che la propria moglie lo tradisca, se ne vada con una, e allora viene fuori l'ira. E Dio è lo stesso, mi sto sconvolgendo, è la Bibbia. Io non sto dicendo niente di mio stasera, io non sto dicendo nulla di mio. Dio è non lo stesso, ancora più. Siamo suoi, si arrabbia. Tiumos tuteu, la rabbia di Dio, l'ira, la collera, chiamatela come volete, a me mi piace rabbia.
si arrabbia Dio, si arrabbia e lascia che gli empi vengano calpestati nel tino della sua ira. Che immagine sconvolgente! E volevo anche aggiungere un'ultima cosa. Don Dorindo Ruotolo è un capolavoro. Lui fa una lettura sempre un po' simbolica degli angeli e dice che l'angelo che si rivolge al Kyrios, dovevo precisare, per alcuni studiosi quello seduto come figlio d'uomo non è Gesù Cristo, ma è l'angelo del giudizio di Dio. Era giusto dirvelo, però io sto con la tradizione, cioè ritengo sia proprio il Kyrios. Detto questo, vi dico cosa dice Don Dorindo Ruotolo a riguardo dell'angelo che si rivolge al Kyrios e gli dice: è venuto il momento, mieti, chi deve essere questo tale che si permette di rivolgersi così al Kyrios? Dice Don Dorindo Ruotolo, rimarrete senza parole, penso. Dice, vediamo un po' dov'è, un momento di pazienza. Dunque, fatemelo trovare. Eccolo qui. Forse era l'angelo custode della Chiesa. Cioè, voi sapete, nell'opera di Gabriella Metternich, o Bitterlich, io con i cognomi sono una frana, Metternich è un famoso, Bitterlich, Opus Angelorum, si dice che ci sono angeli che soprasiedono a tutto, e c'è anche un angelo della Chiesa, molto bella, ma c'è una immagine ancora più forte che lui dice, non c'è dubbio che è illuminato qui, forse rappresenta il pastore supremo della Chiesa, l'ultimo Papa nel tempo finale della Chiesa, che raccoglie l'addolorata supplica degli eletti e il grande prelato, no? E si rivolge, una volta purificata la Basilica di San Pietro che era profanata, al supremo Signore: adesso vieni e facciamola finita. Io a me viene la pelle d'oca, non so a voi, lo trovo fantastica come... Solo Don Dorindo Ruotolo però, perché Don Divo è più teologo, è un monaco, Don Dorindo Ruotolo invece è un Eurovidie, cioè un folle in Cristo. Ecco, e guardate come conclude, e concludiamo anche noi, siamo andati ben oltre, gli empi saranno sterpi destinati al fuoco, e nella loro stessa prosperità saranno stroncati dall'ira giustissima del Signore, fuori della città di Dio, dice il testo sacro, esclusi per sempre dalla Chiesa e senza più misericordia, saranno sommersi in un lago di sangue, uccidendosi gli uni gli altri nelle ultime guerre, nelle quali il sangue raggiungerà il morso dei cavalli per 1600 stadi, cioè per circa 300 chilometri, sarà la strage finale spaventosa, e il sangue scorrerà in tanta copia da inondare un fronte di guerra di circa 300 chilometri. Ecco, questo è il testo che stasera abbiamo meditato. Vi ringrazio di aver seguito con così tanta attenzione, anche questa sera abbastanza numerosi la catechesi. Su tutti voi invoco la santa benedizione del Signore. In nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.